cosa ci portò, le teste immacolate di feroci tigri per far tenere tappeto le loro pelli sulle colline fra il quarto e il quinto mese. Io per cacciare da solo me ne andai e fu così che col cuore in gola una quattro da io tendevo ed invece venne il cervo che davanti a me si fermò e fu così che col cuore in gola una quattro da io tendevo ed invece venne il cervo che davanti a me si un saluto a tutti voi amici Topo Video Web TV, parola al direttore speciale, Salento Flower 2013, il commento. Abbiamo assistito a qualcosa di straordinario, qualcosa di fuori dal comune, sicuramente è stata un'iniziativa voluta dall'assessorato alla promozione del mercato dei fiori, di cui la delega è al dottor Eliano Olive, ma è stato un evento voluto da tutta la città, dall'amministrazione comunale, dal sindaco Carlo Portaccio. È stato sicuramente una manifestazione molto molto bella perché è stata proprio all'insegna del fiore. C'è stata l'iniziativa del gruppo storico dei Cimarosa che hanno cantato in napoletano ed è stata molto bella sicuramente una performance che ci ha fatto vedere i sapori e la tradizione di Napoli città. E poi c'è stata lei, Elena Dani, che abbiamo sicuramente visto con i nostri occhi qualcosa di fuori dal normale, qualcosa di straordinario, un artista, una cantante completa, ha solo 20 anni, viene dalla terra di Albania, ha partecipato al talent di Rai 2 che lei ha stravinto con il suo coach Riccardo Cocciante, con il quale mantiene ancora contatti. Elena Dani ha solo 20 anni, il 2 luglio è uscito il suo primo album che si chiama appunto Elena Dani, noi l'abbiamo anche intervistata in diretta, la vedrete anche nelle nostre differite e ci ha parlato molto della sua terra e di quanto l'Italia l'abbia ospitata e l'abbia accettata. Taviano, città dei fiori, ha scelto il fiore più bello. Oh, grazie mille, guarda, io sono davvero onorata che sono stasera in questo concerto, davvero bellissima città, particolarissima, la prima città che vedo in Italia così bella, così i fiori, poi questo stage è meraviglioso e sono davvero contenta di cantare stasera qua. I can still smile for a morning in my when your heart's moving on when you fly all alone please forget. Vincitrice del talent The Voice, questo si sapeva, con Cocciante il master, no? Sì. Ecco, cosa si prova a lavorare con un grande? Grandi emozioni, perché Riccardo Cocciante non è solo il grande artista che conosciamo tutti, grande cantautore, grande cantante, è anche una grande persona, una persona meravigliosa che io ho avuto la fortuna di conoscere e di lavorare con lui. Lo devo solo ringraziare per tutte le emozioni e tutte le cose che mi ha fatto conoscere e sapere lavorando con lui. Ecco, come ti è cambiata la vita vincendo un talent importante? Mi è cambiato la vita, è un'altra cosa ormai, non sono più la Elaida di prima, posso dire sono sempre la Elaida di prima, però non ho la vita di prima, sono sempre in giro, concerti, a conoscere nuovi posti e nuova gente, questa cosa è bellissima, lo sognavo da sempre e posso dire solo che sono contenta che finalmente sto realizzando il mio sogno.
open, always keep my... Sei giovane e puoi dare dei messaggi importanti ai giovani, no? Certo, allora io adesso ho 20 anni, però 7 mesi fa quando sono venuta da sola in Italia avevo 19 e era la prima volta che mi allontanavo da sola da casa mia per riprovare una cosa totalmente da sola. E li posso dire a tutti i giovani che sono di non fermarsi mai e non credere mai che se sono giovani, se sono da soli, se sono con qualcuno, non c'entra niente. Se loro credono in una cosa e se lo vogliono quella cosa, lo devono sempre provare. Una stagione estiva molto molto ricca, con tanti appuntamenti, con tanta gente, con tanti turisti, con tanti giovani. Il merito va anche sicuramente al consigliere delegato Antonino Manni, al sindaco Carlo Portaccio, a tutta la programmazione estiva completa che ha anche incastonato questo grande evento di Salento Flower, giunto alla sua terza edizione. Il dottor Ileano Olive l'ha voluto fortemente e l'ha organizzato come si deve, con tutti i crismi, come si suol dire, all'insegna del fiore, all'insegna dei giovani, all'insegna della musica. Una bella festa alla terza edizione per lanciare il fiore, anzi per affermare ancora il fiore. Diciamo che la manifestazione di promozione di Daviano Città dei Fiori, perché per chi non lo sapesse, Daviano è la città dei fiori, la prima città in Italia per la produzione floreale, e ogni anno noi facciamo una cerimonia a quella che è il titolo che ci hanno dato, con una manifestazione che ha una valenza sia di promozione del settore floricolo sia del settore turistico locale. E quest'anno abbiamo voluto coinvolgere un'associazione come la Sinespazio, che ci ha dato la collaborazione artistica e ci ha portato qui il gruppo storico napoletano di Cimarosa, che è uno dei primi gruppi a celebrare la canzone napoletana, e a seguire avremo quella che è la novità al momento, Elaida Dani, vincitrice di The Voice of Italy, che aveva come padrino Riccardo Cocciante, un altro pezzo della storia della musica italiana. Noi siamo qui, abbiamo cercato di organizzare tutto per il meglio e quindi vi invitiamo a visionare sul sito di Top Video Web TV quelle che saranno le riprese della nostra manifestazione. Abbiamo davvero visto un bel evento mandato in diretta streaming. Io credo che molte altre città debbano guardare a Taviano, non perché io facessi parte di questa comunità, ma devono guardare alla nostra comunità, perché guardando a Taviano si può crescere molto. Questi sono i fatti, sono gli eventi, sono le circostanze che fanno crescere non soltanto la comunità stessa di appunto Taviano, come dicevo, ma anche le comunità vicine. Abbiamo ascoltato l'assessore Pacella, che ci ha detto quanto la provincia di Lecce tenga in conto la straordinaria, possiamo dire, potenzialità della città di Taviano, città dei fiori. Infatti la festa del fiore è perché Taviano, insieme a Leverano e a Terlizzi, è uno dei mercati più importanti d'Italia. È una bella festa, sicuramente non potevate mancare voi della provincia di Lecce, no? Ma assolutamente, anche perché l'ente provinciale è un ente molto vicino a... in modo particolare per la delega che mi riguarda, alle attività che riguardano il marketing territoriale, e chiaramente oltre alla delega al turismo che mi rivede impegnato in prima persona, o anche quello dell'agricoltura, e qui stiamo parlando della città dei fiori, per cui non potevo non essere presente. Chiaramente la provincia è vicina a questa amministrazione nello specifico proprio perché ha un ruolo importante nella promozione territoriale, anche perché la città è una città straordinaria, bellissima come chiaramente ambiente e come accoglienza, ma nello stesso tempo perché ha questo prodotto che sicuramente rappresenta il futuro del settore del comparto agricolo e floro agricolo. E quindi questo è il motivo per cui chiaramente sono qui presente questa sera, ma nello specifico per promuovere una città che oltre ad essere appunto la città dei fiori è tra le città che dal punto di vista turistico rappresenta sicuramente un'eccellenza territoriale, e quindi con questo evento sicuramente Taviano sta portando avanti una serie di iniziative, di eventi importanti di promozione, ma questo dei fiori sicuramente mi vede molto più vicino proprio per l'aspetto importante insito
in questo prodotto che rappresenta chiaramente un'eccellenza del Salento, ma oserei dire della Puglia tutta, per cui chiaramente mi auguro che questo evento questa sera possa far capire e raggiungere un messaggio importante ai tantissimi turisti che vengono a trovarci, che il Salento non è soltanto sole, non è soltanto mare, ma è anche storia, architettura, ma nello specifico anche prodotto floricolo, che è importante anche perché rappresenta sicuramente la bellezza, no? Omaggiare un fiore a una donna, omaggiare, donare un fiore a chiunque, significa comunque, è un segnale sia di accoglienza, sia di voler bene, e sia ha un significato che è quello dell'amore. E Taviano questa sera vuol dire a tutti i turisti: vi amiamo, venite più spesso, vi accogliamo con grande piacere. Assessore, all'assessore Liva i complimenti non piacciono tanto. Oggi siamo alla terza edizione di una festa molto molto bella. Quest'anno come non mai si è vista tantissima gente, tantissimi giovani. Sicuramente un momento che a lui, no, va anche riconosciuto, certamente. Ma sicuramente, l'assessore Olive è impegnato dal primo istante, io ho avuto modo di conoscerlo appena è stato nominato assessore, c'è stata una sinergia ma anche un feeling immediato, non soltanto perché si è creato un rapporto di amicizia, ma soprattutto perché ritengo che l'assessore Oliva è un assessore impegnato nel fare il bene comune di questa comunità, ed è oltre al fatto un tecnico, quindi un esperto che sicuramente sta facendo benissimo per questa comunità, ma per il Salento in tutto. Taviano, per quanto riguarda le rose, è la città prima al mondo, come si dice, abbiamo la più alta produzione di rose al mondo. E oggi c'è stata questa rosa importante, infatti una parola al direttore speciale, sono ancora commosso perché pure a pensare a quante emozioni ci ha trasmesso questa brava cantante albanese tra metà d'Italia e Laina Dani, ma è stata anche, diciamo, la gente che si è alzata in piedi, che le ha dato questa sua ovazione. Siamo con Peppe dei Cimarosa, una bella città come Taviano, chiamata anche la città dei fiori, non poteva avere gruppo migliore. Ti ringrazio, per noi è stato un piacere quando abbiamo saputo dal nostro impresario che stavamo questa sera qui a Taviano, sappiamo che è una serata particolare, una serata bella, insomma siamo contenti effettivamente. Per Taviano il fiore è tanto, è la produzione più importante, soprattutto le rose, ne abbiamo parlato tanto e forse anche troppo, però il fiore è sempre qualcosa che si rappresenta nella crescita. Voi venite da Napoli se non sbaglio, siete da Napoli, ecco, che cosa porta la napoletanità nel mondo? Porta, io dico sempre che quando giriamo il mondo noi abbiamo alle spalle qualcosa come 3.000 concerti fatti in tutto il mondo in 37 anni di storia, cioè sono un gruppo storico nato nel 76, 1976. Quando andiamo in giro noi portiamo la nostra cultura, la nostra arte, che ancora oggi forse è la cosa più bella che riusciamo a portare in giro per il mondo da Napoli. Peppe, che cosa vi tiene insieme dopo tantissimi anni? L'amore per quello che facciamo, ovviamente per la nostra cultura, e la grande amicizia che ci lega. Vicerella, sa casarella mia gappa pusilva, lontana chitarra, sa casa poverella, tutta grossa nepeta, se puta riabita, a ca, o giardinella sempre un fiore, e di rimpetto mare sulla mare. E i che sono un poco vaziosa, su tira mammo che rindassa casa, a chi vo belli spingula francese, a chi vo spingula chi vo. E i che sono un poco vaziosa, su tira mammo che rindassa casa, a chi vo belli spingula francese, a chi vo spingula chi vo. Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta,
cominciato di tamarte la miscata. Latte rosa, rosa, latte di facette troppo fatte. Non c'è bisogno di singere, battimi la cuce. Come da fatto, mamma, non saggio meglio di credo di aver detto tutto, ancora commosso per quanto abbiamo visto in Salento Flower, ringrazio ancora l'assessore Eliano Elive, ringrazio Cosimo Grasso, tutti quelli che hanno voluto far crescere questo evento e trasmetterlo al mondo intero. Io sono solo una piccola cosa, sono solo chi mette la faccia, sono quello che parla e che è contento di parlare per questa emittente che ha nel cuore, Top Video Web TV. Finiamo così. Con così un arrivederci alle prossime volte che saremo in diretta streaming e chi lo sa anche con la prossima volta di Salento Flower. A tutti voi il vostro direttore di sempre Giuseppe Aquila, un saluto a tutti gli amici Top Video Web TV. Presto morirò ed in un dono al